Un'azienda che porta avanti le tradizioni, un'azienda che continua ad arredare le case degli sposi e non solo, insomma. Certo, non solo le case degli sposi, ma anche chi deve fare il rinnovo. Sono 30 anni di attività commerciale più altri 20 di attività artigianale per portare avanti sempre le nostre idee. I nostri collaboratori molto validi oggi portano avanti non solo le idee singole ma le idee di tanti arredatori nel nostro sistema, portano avanti questo mestiere, che è un mestiere che si fa solo se si sente dentro, se c'è la vera passione per l'arredamento. Noi siamo orgogliosi di essere qua oggi in questa manifestazione, che vedo sempre migliorare di anno in anno. In una Messina che vuole vedere qualche cosa di bello, questo è qualche cosa di bello, e posso garantire a tutti coloro che in questo momento vedono questo spot, è veramente una grande soddisfazione, anche perché vediamo tanto bel pubblico, stand che sembra di essere quasi in una fiera, come dire, una fiera in città metropolitane. Quindi sono orgoglioso di esserci, faccio anche tanti complimenti alla signora Mariella Rizzo, per cui siamo convinti che questo sistema che sta utilizzando Mariella nel tempo migliorerà e porterà sempre più frutti a chi partecipa a questa manifestazione. Abbiamo parlato di artigianato, di tecnologia, ma la tecnologia abbinata all'artigianato è facile da utilizzare, è facile da sistemare nelle case, o per chi insomma è cresciuto anche con l'artigianato, ma adesso veramente c'è tanta tecnologia anche nei mobili, per esempio in cucina. Certo, per esempio ecco, possiamo fare vedere un attimino anche questa cucina nelle sue varie sfumature. Certo, oggi non ci si può improvvisare produttore di cucine, il falegname è un po' messo da parte, il falegname, con tutto rispetto per il falegname, perché io provengo da questa tipo di attività, devo dire che chi oggi fa cucine deve farle con sistemi tecnologici molto avanzati, perché la durata nel tempo dipende anche da tutti i problemi che nel tempo chi produce riesce ad eliminare. Per cui dal cassetto, per esempio con la chiusura assistita, chiaramente non si vede, dalle ante che hanno sistemi di cerniere, anche questi con la chiusura assistita, uno lancia l'anta, però l'anta non va a sbattere, l'anta rallenta e man mano poi chiude da sola perché c'è un meccanismo che lavora in automatico. Tutte queste tecnologie, barre raddrizzanti, insomma tutto quello che oggi aiuta a fare di una cucina che parte da un sistema artigianale e cambia, diventa tecnologica, è un'evoluzione che nel tempo chiaramente può averla solo chi tutti i giorni produce cucine. Allora, noi rappresentiamo qua in questo momento Scavolini, in accordo con Scavolini abbiamo il piacere di essere presenti con questa bellissima cucina. Ricordiamo dove vi possiamo trovare, perché sono diversi punti di vendita di AF Mobili. Allora, AF Mobili commercialmente è nata a Faro Superiore, dove Faro Superiore ha due negozi, uno dedicato esclusivamente al classico, con personale specializzato per l'arredo classico, e un altro esclusivamente per il design e il moderno. Poi abbiamo un altro punto vendita allo svincolo di San Filippo, nella zona che si chiama Pistunina, e un altro negozio a Spartà con anche un reparto outlet. La nostra organizzazione intanto è fatta da tre soci, che siamo tre fratelli, per cui è importante oggi riuscire a portare avanti strutture quando c'è un legame familiare. Però è chiaro che anche dobbiamo dire grazie a tutti i nostri collaboratori, che nel tempo abbiamo collaboratori, come dicevo prima, sì, 30 anni di attività commerciale, ma collaboratori che ci seguono da oltre 25, 26, 27 anni. Questa è una bella cosa, perché costruire un rapporto con i collaboratori, non dico dipendenti, ma collaboratori, è importante, perché questo fa andare avanti un'azienda, fa crescere e fa diventare quello che oggi siamo, sicuramente un punto di riferimento. Con un pizzico di presunzione ci sentiamo di dirlo.